ragazzi! Ciao ragazzi, bentornati su Creemax Carp Fishing. Allora ragazzi, oggi per la prima volta in quest'anno riusciamo a venire a fare una sessione alle giarette di una giornata. Esatto. Quindi da gennaio a ottobre. E attenzione, attenzione, vi dico solo questo, c'è il sole. Sì, basta. Sì, basta. Quindi per noi ragazzi va già bene così. Ci avete mandato parecchi messaggi, ovviamente chiedendoci quando saremo tornati a fare una sessione qui, una giornata. Bene, oggi ci siamo riusciti e niente, adesso vi spiegheremo un po' di approcci che stiamo adottando, perché stiamo, diciamo, pescando un po' diversamente dal solito. Siamo nella postazione pontile, quindi abbiamo già fatto un video in precedenza in questa postazione, quindi oggi cercheremo di magari dare qualche piccolo consiglio magari in merito a questa postazione che a noi piace moltissimo oltretutto. E basta ragazzi, che dire, adesso vi lasciamo le immagini. Sono contento che ci sia il sole, guarda, è già una vittoria per me. Adesso speriamo di catturare qualche bel pesce. Esatto. Ragazzi, allora adesso vi faccio un attimo vedere come abbiamo scelto di approcciare la pastura, la pasturazione oggi. Siccome siamo nel mese di ottobre, fa anche freschino e quindi le carpe sono un po' più apatiche, non sono proprio voraci come lo sono d'estate, e vogliamo fare una pasturazione per incentivare di più la carpa a mangiare. Quindi cosa abbiamo fatto? Allora, innanzitutto qui abbiamo il Frizzy Pellet, che sapete, eccolo qui, lo usiamo. Perché il Frizzy? Perché il Frizzy fa quel fondo di pastura che a noi serve, diciamo, stile stick mix, che d'inverno sarebbe anche più indicato. Quindi abbiamo un fondo di questo, useremo qualche boilies, ok, da pastura, e il mais. Allora, premessa sul mais. Qui alle giarette non è vietato usare il mais, si può usare purché si usi appunto quello in barattolo, quello che mangiamo anche noi, quindi è consentito. Quindi tolgo anche qualche dubbio forse a qualcuno che magari ci aveva anche chiesto, il mais si può usare, ripeto, purché sia quello ad uso alimentare. Ovviamente ragazzi, la pasturazione c'è un limite, quindi parliamo di 5 kg giornalieri per pescatore, lo ricordo. Quindi adesso io preparerò questo bidone di pastura che andremo a utilizzarlo entrambi poi, ok? Quindi tutto questo sarà per entrambi, sia per me che per Max. Quindi Frizzy Pellet, mais e boilies. E ovviamente non può mancare lo scratting, eccolo qua, anche lo scratting. Lo scratting, ragazzi, vi ricordo che da quest'anno, ormai anche tardi per dirvelo, è vietato usare il Veronesi. Quindi in alternativa al Veronesi io vi consiglio lo scratting, perché è un pellet ad alta digeribilità per la carpa, oltre che a fargli bene è anche secondo me un po' più forte come odore. Bene ragazzi, preparo la pastura e poi andiamo a pasturare le canne, poi vi lascio con Max che vi spiega un attimo come ci siamo posizionati. Qualche boilies, come vi dicevo, le spacchiamo così entrano prima in pesca. Abbiamo scelto di stare tutto sul giallo perché penso sia uno dei colori più stimolanti per la carpa, quindi andremo a buttare anche questo oggi.
ragazzi, e dopo un anno, neanche farlo apposta, perché nel video precedente avevamo appunto fatto una riflessione che è da un po' che non utilizziamo più i pod, invece adesso abbiamo tirato fuori i pod. Allora, a me va detto che è un pod strano, perché non ho tirato fuori il Daiko, è un vecchio pod della Milo che avevo a casa, ho messo su i Buzz Bard 2 DMA07 e sto pescando così, è un po' un ritorno anche alle origini, era anni che non tiravo fuori quel pod e... carino, veloce, pratico, è quello che ho utilizzato nelle mie primissime pescate. E niente ragazzi, allora adesso vi spiego un attimo anche come ci siamo posizionati. Allora, pontile, stiamo pescando con due canne a testa qui, perché avere sei canne qui nel pontile secondo me diventa eccessivo. Dove abbiamo calate? Siamo calato lì in fondo dove c'è quella zatterina, quel pontile pieno d'erbe, che lì di solito lì davanti quel ponte è sempre stato un punto molto buono, quindi le carpe girano parecchio lì sotto, quindi una canna è stata messa lì, l'altra è sempre lì però più indietro, quindi è stata semplicemente spostata più indietro di 4-5 metri rispetto a quel pontile. Io invece ragazzi di qua ho messo una canna qui a 10 metri circa, l'altra invece ce l'ho più o meno sui 15 metri, tutte e due davanti a me, quindi stiamo pescando così oggi. Io ho una terza canna, ho la solita terza canna posizionata dall'altra parte. Canna jolly per Christian. Canna jolly dove ho innestato oltretutto delle particle, perché in quella canna lì abbiamo messo delle particle. Sì, non vi diciamo ancora che particle. Questa sticker perché sta pescando e catturando in maniera abbastanza precisa, quindi la metto giù anche lì. Ed eccola qui, la canna jolly singola messa qui davanti a questi cespugli, e vediamo ragazzi, vediamo se riusciamo a prendere qualcosa anche qua. Prima una tocca c'è stata, speriamo che diventi una mangiata. Bene. C'è Cri? Sì, pasturazione on. Pasturazione c'è. E ora mi lascio la telecamera qua Cri e vengo ad aiutarti, perché non dobbiamo perderla. No, beh, le testate. Mi raccomando, sempre delicati quando sono sotto e si stanno avvicinando, frizione un po' aperta, non abbiamo fretta, ok? Qui la vedi? È ancora sotto, perché comunque sotto c'è fondo qui, ok? Adesso forse iniziamo a vedere. Gatto! Un gatto, un gattone, vabbè, fa parte del gioco. Ok. Peccato, vabbè, ci sta. Ragazzi, un gattino. Piccolino, Cri? Sì, magari ne sono stati più grossi qua dentro. Bene ragazzi, fa parte del gioco anche questo. Thank you.
piccolo cambio tattica per me, avevo tutte e due le canne verso sinistra, perché appunto so che c'è uno spot buono, però per ora i frutti non li ho raccolti, quindi ho visto saltare parecchie carpe in mezzo, ho preso la canna, quella più a destra sul pod diciamo, e l'ho tirata proprio fuori dove ho visto saltare, come già successo nei video passati. Vediamo se cercandole anche a vista e buttandoci sopra l'innesco verremo ripagati. Ho fatto sta prova, non ho messo neanche il sacchettino, ho scobrato una ventina di palline e vediamo se riusciamo a ingannarle qualcuna dopo che le ho viste saltare, perché andavano avanti da un po' a saltare là in mezzo e ancora stanno saltando. Quindi niente, cambio tattica, una canna spostata senza niente, sacchettino, niente, boilless, pop up, spinner rig, scobrata di 20 palline sopra, centro lago, vediamo come va. Allora ragazzi, nel mentre che aspettiamo, mi sono coperto la gola perché a una certa età quando il vento ti batte qua, ciao gola. Però ci è venuto da farvi una domanda, una mano vogliamo da voi. Stiamo valutando dell'abbigliamento tecnico, ok? Quindi tecnico vuol dire per andare a pescare a car fishing. Fatto apposta. Ok. Invernale. Perché vi ricordate come ci vestiamo d'inverno? Maglietta termica, maglietta a maniche corte sopra, poi metto il pile, poi metto quel giubbottone enorme che avevo preso, però cioè i movimenti veramente sono proprio difficili da fare, i pantaloni quelli col pelo che mi... Cioè, sì, stiamo valutando un abbigliamento tecnico invernale. Non ce la faccio più quest'anno, basta. E ovviamente comodo, fatto apposta. Quindi dateci qualche consiglio, perché stiamo... Sì, tra un po' faremo la spesa, perché comunque... Anche privatamente nei social, insomma, se gentilmente ci aiutate un attimo a consigliarci qualcosa, perché stiamo valutando i marchi, ce ne sono tantissimi, quindi esatto, stiamo esatto. cercando di valutare un attimo esatto. Su cosa andare, su cosa prendere. Quindi ragazzi... Sì. Io la giacca invernale ho già un'idea. A me servirebbe, sai cosa, Cri? Una bella salopette, un pantalone salopette di quelli termici che... Sì, infatti... Perché così non ho il culo fuori ogni volta. Cioè, quindi ragazzi, niente, dateci qualche consiglio a due poveri disperati qui che esatto, stanno no, cercando... Perché... qualcosa, perché più che altro perché sapete che ce ne sono tantissime di marche, di prodotti, quindi chiediamo a voi questa volta gentilmente se ci consigliate qualcosa in base alla vostra esperienza. Esatto, ma mettete anche il marchio, il modello del prodotto che voi usate e così andiamo a vederci un po' di caratteristiche. E vi ringraziamo in anticipo. Grazie. Allora ragazzi, piccolo momento per rispondere a qualche vostra domanda, perché ovviamente sono tante le domande che ci fate e non riusciremo a racchiuderle tutte su un video, quindi pian piano ogni tanto rispondiamo, giusto per non fare passare inosservata la vostra richiesta. Allora, abbiamo dippato le boilers, io ormai sono 3-4 mesi che ce le ho dippate dentro qua, dentro l'infusa. Queste boilers erano pop-up. Cosa succede? Che dopo che stanno mesi e mesi dentro il barattolino, in questo caso appunto l'infusa, dippate nel go o in qualsiasi dip, insomma, la boilers dopo un po' si impregna talmente tanto fino al centro che non è più pop-up, risulta tipo una bilanciata. Se noi vogliamo avere una presentazione pop-up, dobbiamo fare qualcosa su questa pallina. In questo caso è semplicissimo, perché basta munirsi del kit che vendono in commercio, dove c'è il sughero e un piccolo trapanino, e adesso in due semplici passi andiamo a vedere come facciamo a rendere nuovamente pop-up la nostra boilers che ormai è impregnata da mesi e mesi. Allora, prendo il pezzettino di sughero e mi servirà ovviamente la forbicina. Prendiamo la boilers in questione e iniziamo a trapanarla, ok? Quindi vediamo che inizia ad uscire parte della boilers, appunto dello sfarinato con cui è stata creata, e si creerà un piccolo buco che, fatalità, è proprio della stessa dimensione del sughero che abbiamo acquistato dentro il kit. Andiamo fino a circa a metà, anche un po' più in là, ok? Vedete, ho tolto proprio parte della boilers dentro. Ora prendo il pezzettino di sughero, vado a inserirlo dentro fino in fondo e taglio la parte eccedente con dentro il sughero, che è un materiale galleggiante,
la boilless torna ad essere pop-up, quindi sarà impregnata da mesi e mesi del nostro dip, avrà un effetto in acqua molto attrattivo, però appunto riusciamo a renderla nuovamente pop-up e avere la presentazione che noi volevamo. Domanda, Max, che magari molti faranno. Sì? Dove inneschiamo? Cioè, come la inneschiamo? Cioè... Allora, sì, è una bella domanda. Perché magari un molti solo possono dire, ma il polinnesco va messo... Ok, allora sughero. Io, siccome non sono il professionista di turno, non la innescherei dalla parte del sughero, perché comunque... usando la vittina rischio che dopo una spirata possa nell'acqua comunque deteriorarsi un po' il sughero e fuoriuscire, quindi per non saperne leggere né scrivere, l'ho visto fare a tante persone, ora ripeto è una mia considerazione, andrei sempre a bucarla orizzontalmente in modo da prendere anche il sughero dentro per tenerlo ancorato bene alla vitina. Però non resto col dubbio che magari si possa sfilare via il sughero, quindi guarda, facciamo una prova, vediamo, vedi? Eccolo qua, ok, se io le andassi a infilare la vite dentro il sughero, succede può succedere questo, magari la carpa spira, il sughero comunque si bagna, ora non so se si ingrossa bagnandosi comunque questo sughero qua, comunque c'è un rischio, però sì, ho sempre paura che succeda questo, quindi per non saperne leggere né scrivere, io la vado a inserire di lato. Di lato, esatto, oppure dalla parte del sedere, diciamo, dove non c'è il buco, ok? Quindi non riesco a sfilare il sughero. Basta. E questa sarà la presentazione che avrò in acqua, sempre pop-up col sughero anche verso l'alto. Però ognuno poi fa le proprie considerazioni, però in questo caso la pallina da bilanciata che ormai era diventata, perché se io ne taglio una probabilmente riusciamo, ma questa era tutta gialla, quindi l'ho bagnata con l'isotonic e sarà gialla, però si vede che dentro il go sta penetrando fino in fondo, quindi sì, appesantisce la boiler, sì, infatti le senti che sono più pesanti, non è come una semplice boiler pop up appena comprata, è molto più pesante, quindi c'è il rischio che dopo mesi e mesi non sia più galleggiante. Ok, ho risposto a qualcuno di voi, anzi a tanti, che mi hanno chiesto appunto questa cosa qua. Una cavolata, tanti di voi lo sanno, altri non lo sapevano, spero di averli aiutati. Basta, tutto qua. Allora ragazzi, a parte questa leggerissima prezza, un po' di vento qui, ci deve essere. Che qui non va bene. Esatto. Però ragazzi, allora, situazione è questa. Un pesce gatto, che avete visto, e basta. Oggi è un po' difficile, nonostante ci sia anche una bella giornata, tutto sommato. Vabbè, siamo comunque in un periodo dove abbiamo cambiato tattica. Non è che ne tiri su 50, eh. Abbiamo provato a spostare alcune canne, abbiamo provato gli inneschi bene o male, a parte io che ho innescato il nostro mix, finora non abbiamo visto granché. Le vediamo saltare, Max ha provato anche a tirare dove appunto saltavano, ma... Perché adesso è salita quest'area contro. Esatto, quindi per ora ancora niente. Adesso abbiamo deciso di... non siamo stati fermi comunque oggi, ragazzi, anche se ovviamente non abbiamo fatto vedere tutta l'immagine, ma lo stiamo dicendo. Abbiamo adesso ricalato tutto, abbiamo rifatto ogni oretta circa i sacchettini, abbiamo rifatto gli inneschi, sì, perché poi sì, star fermi ragazzi non è producente. Ecco, quindi qua una cosa, se vogliamo dirla, Cree, a parte il periodo con l'invernale rigido, consigliamo, visto le profondità che ci sono, di usare un doppio sacchettino, sì, TVA, perché se no non arrivi sul fondo. Molto importante fare un doppio sacchettino, esatto, perché anche se l'acqua comunque non è calda come d'estate, ma cioè almeno qui davanti avremo già 7-8 metri, quindi sì, diciamo che fare il doppio sacchettino si è sicuri che perlomeno sul nostro innesco c'è un minimo di pasturazione del, esatto, sacchettino. Quindi ragazzi, niente, ci stiamo ancora provando. Ci stiamo lavorando per voi. Intanto per noi è anche una giornata un po' relax questa, perché sì. Penso sia la seconda volta in quest'anno che riusciamo ad avere un giorno. Sì, che non è un giorno, abbiamo, poi comunque una certa ora abbiamo deciso di venirlo a fare qui le Giarete, appunto, sì, perché sì, era venire a trovare Dennis, esatto, poi il lago lo sapete ci piace molto e insomma volevamo venirci un po' a rilassare, sì, qui, sì, una giornata. Sì, non sarà il classico video con 20 carpe, non sarà pomeriggio a bomba dell'anno scorso che abbiamo fatto in secca,
Speriamo. Attorno, ragazzi, questa pesca pesci, è così, a volte va bene e a volte va male. Noi oggi puntiamo a stare tranquilli, però insomma, anche se avessi su un pesce non è che ci lamentiamo. È comunque una giornata arriva, di relax, arriva un pesce. Ci piace condividerla con voi. Un pesce arriva. Un pesce, un sì, pesce dai, diciamo, prima di andare via viene fuori, sono sicuro. Per forza, non possiamo andare via col pesce di gatto e basta, dai. Bene ragazzi, a dopo. Ah ragazzi, allora una cosa, visto che ho recuperato una canna, ci tenevo a fare una precisazione perché allora ci fate sempre parecchie domande riguardo alle giarrette, quindi adesso man mano che ci vengono in mente appunto le diciamo. Allora, qui il leadcore non è vietato, perché alle volte mi capita di sentire gente che pesca qui che dice che è vietato il leadcore. Il leadcore non è vietato, ragazzi, il leadcore si può usare, anzi usatelo, perché questa parte di terminale vi resta giù, vi resta nel fondo. Cioè, se voi lanciate la canna, tanto per un attimo, aspetta Max che mi organizzo. Allora, io ho lanciato il mio rig, ok? Perfetto, il rig cade così, ottimo. Cosa succede? Che, come vedete, la lenza poi sarà così in acqua, ok? Sarà messa in questa maniera, si vede? Sì, eccomi, quindi, ok. La carpa, se passa lì sopra, sente il filo, ok? Perché certo, resterà così. È alto. Se voi usate il leadcore, questo s'appoggia. È quello che succede. La canna partirà da lì, in ir verso, diciamo, il vostro cimino. Ma quel metro vi resta sotto, che è fondamentale qui dentro, perché qui sanno cosa sono gli ami e cosa sono i fili. Quindi è molto importante usare il leadcore. Ecco, è la treccia che è vietata. È la treccia che è vietata. In bobina. Ma il leadcore si può usare tranquillamente. Ecco, perciò questo piccolo dubbio che sì, ci hanno chiesto più di tanti. Quindi ragazzi, ecco, detto questa cosa qui, e basta, molto importante, perché quel metro lì vi fa catturare. Perché se voi usate direttamente la lenza madre, otterrete questo. Che avrete questa situazione qui. Sì, il filo praticamente resta alto. Esatto, con il leadcore invece. Esatto. Ok, basta ragazzi. Fish on, ragazzi, è partita. Allora, un attimo, perché come al solito non riusciamo mai a riprendere le partenze. Ci impegneremo a farlo, promesso. Allora, com'è? Partita raso, sì. Speriamo sia uno storione. Sai cos'è partito lì? Cos'è partito? Indovina. Screamax. Già. Sì, almeno quella è la canna con il nostro mix. Mi sposto qua, ragazzi, perché sennò Max è al buio. Sì, ci dà qualche news. Un attimo, perché ho fatto una corsa, perché ovviamente stavamo facendo altro. Qua, ragazzi, appoggio. Appoggio qui. Ragazzi, speriamo non sia un altro pesce gatto, perché uno c'è bastato, però sì. Come tira? No, è costante, adesso si fa sentire perché siamo sotto. Le testate sono quelle di una carpa, a meno che non sia un bel pesce gattone, ma speriamo proprio di no. Non penso sia uno storione, perché sennò allora, ho il tendifilo qui, ma comunque sì non penso sia uno storione, perché a quest'ora si sarebbe già fatto sentire che va proprio sul fondo. Adesso ovviamente tira perché siamo quasi sotto riva, però non penso sia uno storione. Dovremmo anche vederla tra un attimo. Ecco, vedo il leadcore sotto. Sì, è una carpa. Sì ragazzi, è una carpa, una bella specchi. No, sembrava di sì, una specchi qui. Vabbè, adesso vediamo. C'hanno profondità qua, quindi. Hanno fondo, sì, quindi. Si agita. Vanno giù. Sì. Cavolo, vanno giù bene, perché è andata proprio con forza anche. Adesso devo cercare un attimo di alzarla, perché sennò lei trova. Sì, occhio che hai tra i due fili. Sì, esatto, vogliamo evitare di fare gruppi.
Quando hanno così tanta acqua bisogna stare attenti, perché qua sotto così hanno già 3-4 metri, penso, Cri. Sì. Guarda la canna come si piega, quindi se forzo non va bene, perché comunque gli tiro proprio l'amo in bocca, quindi devo accompagnarla e pian piano cercare di prendermi un po' di filo per alzarla. È una regina, mi sa, eh? Regina, sì. Sembra una regina. Sembrava dei colori prima così col sole, sì. Mi sembrava una specchi. Invece è una reginetta, ma che bella. È una regina così, una grigia, molto bella. E attiva anche, direi. Aspetta, Cri, perché ce n'ha, ce n'ha. Ce n'è ancora. Non bisogna avere fretta, anche se la vediamo, è qua a un metro, ma quando hanno così tanto tanta profondità per andare giù, adesso loro forzala, puntano il basso e... Forzala anche un po', magari. Allora. No, Cri, non ancora. No, sono fermo qua. Perché guarda quanto ne ha ancora. Ha dei bei colori. Colori autunnali. Ragazzi, no! Ci mancava un attimo. Ce n'ha ancora. Con calma, niente. Allora, con calma. È energica sta ancora. È energica sta carpa. Ce n'ha ancora. Quando c'è tanta profondità così, è un attimo sbagliare. Con calma la tiriamo fuori. Adesso, Cri. Adesso c'è. Adesso c'è. Ok, signori. Carpa. Adesso c'è. Aguadino. Ok. Allora ragazzi, sfiliamo il guadino da davanti verso il dietro in modo da non andare a compromettere le pinne. Acqua ne ha finché ne vogliamo. Guardate che colori che ha sta regina. Cri è stupenda. Pinna qua così. Guarda che colori. Classici colori autunnali questi. Bella, 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 bella. Giriamo un attimo, facciamo vedere anche di qua in tutto il suo splendore. Occhio alle pinne sempre. Ok, ok. Che bella, Cri. Possente, ci credo che aveva tutta sta forza. Sta mettendo su pancia per l'inverno. Guarda che colori, che dettaglio, ragazzi. Mi lasci in sicurezza. Max, disteso. Bene. Allora, ragazzi, adesso ve lo mostro il rig con il nostro innesco fatto stile Dumble, innesco Climax, piccolino. Però la 15. Particolarità è uno spinner rig. Sono spinner rig, ok? Adesso gli faccio il sacchettino. E ce l'ho anche pasturato bene lì sopra, quindi speriamo di riprendere. Allora ragazzi, adesso voglio mostrarvi una cosa. Perché sta diventando veramente un gran bel lago. Adesso vi faccio vedere, sì, già lo è, cosa sta facendo Dennis. Ma dobbiamo andare da lì per vedere. Intanto siamo in centro lago adesso. Bellissimo il cortile. Se mi casca il telefono dentro siamo rovinati. Anche no, eh. Eccolo qua ragazzi. Siamo le prossime new entry delle giadette. Wow, ragazzi, che spettacolo. Wow. Guarda che colori. C'è quella lì con la schiena azzurra che è stupenda. Eccola qua sotto, infatti. Guarda. Sì, sì. Spettacolo. Queste quando iniziano ad avere 5-6 kg. Bella,
belle, ragazzi. E basta, poi c'è il panorama qua al centro lontano, perché non abbiamo mai fatto vedere da qua. Un attimo, adesso ve lo mostriamo. Vedete, da qui si vedono tutte le postazioni, perché praticamente c'è al centro la Record, l'Alberi, l'Isola, la Zattera, la Gadia, la Platano, la Secca, dove pescavamo noi, la Legnaia e la Gazebo. Da qua si vedono tutte. Bene, ragazzi, sessione conclusa, tiriamo le somme, Cri. Allora, sicuramente non è stato il pomeriggio a bomba che ci hanno visto fare in secca. Anche ottobre, quindi... Esatto, un mese un po', esatto. Non è più estate. Allora, quindi... non vuol dire che però se una persona domani viene non ne fa 20. Esatto. Perché può essere la giornata buona domani, può essere le condizioni climatiche ancora migliori di queste. Il vento oggi purtroppo ce l'abbiamo avuto parecchio tempo in faccia e sappiamo che qua il vento non paga. Ma questa non è una scusante. Noi, o meno io, penso che noi abbiamo pescato nel migliore dei modi che potevamo pescare. Pescato come abbiamo imparato qui dentro. Esatto. Perché ovviamente, ragazzi, è un lago dove le carpe, ovviamente, bisogna sempre ricordare che, ripeto, sanno cosa sono ami e filo, quindi sì, c'è sempre da stare attenti. Noi i rig abbiamo fatto i rig, abbiamo usato i combi rig, abbiamo usato spinner, boilers, abbiamo pescato con non più grandi del 15-16, che solitamente, esatto, è la misura, diciamo, tra virgolette, ottimale qui dentro, anche d'amboline piccole, però ok. Detto questo, abbiamo pasturato, abbiamo cercato di pasturare, come avete visto, con del pellet, mais, qualche boia spezzata, quindi ha fatto una pasturazione anche un po' diversa dal classico pellet e basta. Sì, sacchettini PVA pieno di pellet. Esatto, e basta. Abbiamo provato qualche spot diverso per vedere se ripagava, ma alla fine abbiamo preso sui soliti punti, quindi dimostra un'altra volta che la pesca in questo lago è marginale, quindi è inutile, sì, andare tanto fuori a pescare, perché esatto, comunque, esatto, è marginale. Anche la mia scelta di tirare un po' fuori perché l'ho vista saltare, no, oggi non ha pagato, quindi esatto, anche lì rimane sempre il dubbio se dove saltano è giusto tirare o no. E detto questo, ragazzi, speriamo che comunque... Una piccola cosa, zanzare a ottobre io non le ho mai viste, sono pieno di punture di zanzare. Mamma mia, veramente, guarda sul collo. Sono pieno, ragazzi, dappertutto. No, dicevo, detto questo, speriamo che comunque il video vi sia piaciuto. Abbiamo cercato di dare qualche informazione, come al solito, perché ricordiamo che Crimax è un canale di informazione, dove poi peschiamo anche, ovviamente, però ci teniamo comunque che il messaggio che deve far passare questo nostro canale, appunto, è quello dell'informazione. Quindi ci vedrete sempre mostrare prodotti nuovi, ci vedrete sempre darvi informazioni, darvi informazioni, esatto, risolvere problemi che molti di voi hanno, che a volte sono banali, a volte sono più difficili, allora noi chiediamo anche quando non sappiamo rispondere. Quindi Crimax è questo, ragazzi, se avete bisogno di noi ci trovate sui social, continuate a farci tutte le domande che volete, noi appena possiamo vi rispondiamo. Ricordatevi che in descrizione qua sotto c'è tutta la nostra attrezzatura che ci vedete usare. E basta, il video si conclude qua. Cri, la carpa l'abbiamo fatta, il pesce gatto l'abbiamo fatto, siamo contenti che comunque abbiamo passato finalmente una giornata di relax, perché solo sì, lavoro aveva bisogno. No, non ci piace. E basta, speriamo che il video vi sia piaciuto, ragazzi, non è stato ricco di catture, ma poco importa, l'importante è che con qualche piccola chicca possiamo aver aiutato qualcuno di voi, questo per noi è fondamentale. Salutiamo chi è venuto a trovarci stamattina. Sì, esatto. E ci fa sempre piacere scambiare due parole con voi, perché c'è sempre da imparare. Detto questo, vi diamo appuntamento al prossimo video, ragazzi. Esatto, esatto. Probabilmente ci sarà una novità, adesso vediamo se riusciamo a realizzarla, non vi anticipo nulla, però vi lascio così. Esatto, esatto, non so neanche io di cosa stai parlando, ma vabbè, poi me lo dirai. E basta, ragazzi, da Crimax alle giarrette è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ragazzi, ciao.